US Open, fuori anche Cilic. Agli ottavi Powille e Carremo Busta. Neanche Marin Cilic sfugge alle catombe di teste di serie che sta caratterizzando l'edizione 2017 degli US Open, in particolar modo nella parte bassa del tabellone maschile. Il croato, vincitore a Flushing Meadows nel 2014 e quest'anno finalista a Wimbledon, si è fatto sorprendere dall'argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero 29 del seeding di New York. Dopo essere stato avanti di un set, Cilic si è sciolto di fronte al rivale albiceleste, ritrovandosi in svantaggio in tutti i parziali successivi. Non sono bastati diversi balbetti di Schwartzman a salvare il croato, battuto per 6-4 al quarto dopo quasi 3 ore e mezza di gioco. Dopo Sasha Zverev, testa di serie numero 4, gli US Open perdono così un altro favorito della parte bassa del tabellone, ora piena di incognite. Prossimo avversario di Schwartzman, il canadese Denis Shapovalov. 18 anni, Shapovalov si è qualificato oggi per gli ottavi di finale, approfittando del ritiro del britannico Kyle Edmund, K.O. Per un problema muscolare al collo a fine terzo set, un parziale pari al momento dell'infortunio. Avanza anche il francese Lucas Pouille, numero 16, che a Flushing Meadows lo scorso anno si impose su Rafa Nadal al tie break del quinto set degli ottavi, dopo aver rimontato uno svantaggio iniziale contro il kazako Mikhail Kukushkin. Tutto facile infine per lo spagnolo Pablo Carreño Busta, l'asturiano, numero 12 del seeding, ha regolato in 3 set il doppista transalpino Nicolas Malt, K.O. in meno di 2 ore di gioco. Fabiano, Lorenzi 2-6-4-6-4-6. Shapovalov, Edmund 3-6-6-3-6-3-1-0 ritiro. Malt, Carreño Busta, 12-3-6-4-6-3-6. Powille, 16, Kukushkin 2-6-6-3-6-4-6-4. Schwartzman, Cilic, 5-4-6-7-5-7-5-6-4.